Rimini, edizione 2013, qui con noi Gabriella Berglund di Country Head per l'Italia di Comgest. Buongiorno. Benvenuta Gabriella. Grazie. Gabriella, parliamo di Europa, mercato azionario europeo. Gli occhi degli operatori sembrano essere focalizzati appunto su questo mercato più che su tanti altri. Qual è la vostra view in tale mercato? Noi effettivamente siamo un attore importante per noi la nostra strategia è molto importante, le azioni europee, gestiamo solo fondi azionari e l'Europa effettivamente è una zona geografica importante. Vediamo un cambiamento in quanto siamo anche attori importanti sull'azione delle azioni in mercati emergenti. Vediamo un interesse molto più spinto su paesi sviluppati di quanto potevamo vedere nel passato. I mercati emergenti ci hanno abbastanza deluso, soprattutto dall'inizio di quest'anno. Non sembrano essere più i motori di crescita a livello globale come potevano esserlo prima e quindi probabilmente ci sono opportunità sui paesi sviluppati che possono essere più interessanti. Tipicamente per esempio anche società che sono quotate in paesi sviluppati ma che possono avere esposizione sulla crescita dei paesi emergenti. Noi come Comgest vediamo ottime società di qualità, di ottima qualità in Europa che possono appunto approfittare di questo tipo di crescita che può avvenire in Asia, in Cina, altrove. Ecco, ti chiederei a tal proposito di approfondire questo argomento, cioè quali sono le storie di un certo rilievo europee, su quali società state puntando, quali settori e perché. Allora, la nostra strategia non è cambiata dall'anno scorso o dagli ultimi 2 anni, nel senso che noi comunque preferiamo in generale società che ci danno una crescita degli utili al di sopra del 10%, questa in regola generale, e poi vediamo effettivamente che se vogliamo parlare di settori più specifici, il nostro portafoglio è posizionato molto su società nel settore del consumo che sono spesso esposte più di 50% del loro fatturato su paesi emergenti, società come L'Oreal, come Heineken, come Prada, come Chanel. Ci piacciono società che sono anche nel settore tecnologico, che hanno una posizione di leader nel settore tecnologico, quindi pensiamo ad Arm, SAP, che possono, soprattutto Arm potrà beneficiare enormemente dello sviluppo degli smartphones. Crediamo anche in settori più quelli che noi chiamiamo low cost, in titoli come Capita, Iliad. E poi nel settore dell'healthcare che anche lì beneficia molto di un'allocazione più importante da parte di alcuni paesi emergenti che il governo sostiene molto più la spesa sanitaria e società quindi leader come Elekta, Novo Nordisk o Essilor che sono questi un po'. Benissimo, grazie mille Gabriella, grazie Grazie a signor, Comgest. grazie, grazie.